Diceva nel suo breve discorso: non bisogna dimenticare, non bisogna far sì che le giovani generazioni soprattutto dimentichino quello che è successo a Pescara. È una vestigia, una traccia che abbiamo voluto recuperare della nostra storia cittadina. Questo recupero è avvenuto anche attraverso un atto di generosità individuale dell'assessore Paola Marcheggiani, che ha materialmente finanziato il recupero di questa lapide, non solo a dire il vero, con il taglio della propria indennità. Pur essendo una città giovane abbiamo tante storie da raccontare, abbiamo tante storie, tante circostanze da far conoscere a chi non c'era. È stato ricordato, 100 anni fa qui c'era un corteo che partiva dall'allora municipio, l'attuale conservatorio, e che giungeva fin qui, siamo al Ferrotel di Corso Vittorio Emanuele. E quindi vogliamo recuperare proprio questa dimensione che 100 anni fa vedeva tanta gente partecipare in ricordo di un evento bellico tragico, perché anche durante la Prima Guerra Mondiale gli austriaci bombardarono Pescara, bombardarono nell'ambito di una missione che prevedeva di colpire le fabbriche, diciamo, di bussi, ma visto che ci si trovavano hanno schiacciato anche delle cose su Pescara, delle bombe che hanno fatto 3 morti, e quindi ricordiamo questa circostanza.